come responsabile di questa amministrazione chiedo scusa, ma le scuse non bastano e è già iniziato il procedimento disciplinare, salvo quelli che saranno poi i profili di altro genere che altre autorità potranno prendere in considerazione laddove si ravvisino anche ipotesi di reato. Sicuramente le posso assicurare che non saremo né teneri né indulgenti nei confronti di persone che da un lato hanno arrecato una violenza ulteriore ad una donna e dall'altro hanno gettato discredito nei confronti delle tante donne e dei tanti uomini che, indossando con più onore e con più dignità una divisa, fanno esattamente il contrario di quello che ha fatto questo signore, che ovviamente stento a riconoscere come appartenente alla mia amministrazione. Parole dure da parte del capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli, così come lo sono state quelle di Mauro Maistro, l'agente in servizio al commissariato di Adria, che su Facebook aveva scritto in merito allo stupro subito da una quindicenne sulla spiaggia di Jesolo. Queste ragazzine pensano di rimediare una canna facendo servizietti veloci agli spacciatori. Poi trovano quello che invece vuole il servizio completo e allora piangono perché le stuprano. Storia vecchia come il mondo. Io sono profondamente addolorato perché nonostante negli ultimi anni abbiamo cercato di far comprendere e ancora oggi facciamo comprendere ai nostri operatori la pericolosità anche del mondo social e che quindi certi strumenti vanno utilizzati con estrema accortezza e con grande rispetto, ma appartenendo alla categoria di chi immagina e pensa, questo sì, che chi veste una divisa quando sbaglia, sbaglia due volte. Non sbaglia e non commette, come nel caso in specie, un'azione anche con profili, dal mio punto di vista, delittuosi, ma tradisce una fiducia, tradisce un'aspettativa. E quando un operatore di polizia si lascia andare a considerazioni nei confronti di vittime in generale e in particolare di vittime fragili, quali sono nella quasi totalità le vittime di genere, io credo che sia veramente una cosa molto negativa.